Ma de che, ma de che, ma de che signori, ma de che. Buonasera, benvenuti, ben ritrovati, ben accolti, buona serata, buon inizio di proseguimento di settimana, signori. Siamo arrivati finalmente a mercoledì e caspita, quando mercoledì è arrivato, metà della settimana. Se n'è andato, signori, signore, come state? Buonasera, Samu. Buonasera Tutto a Halo, posto. adesso che sì Halo, buonasera Forza Vicenza, buonasera, bentrovati a tutti. Adesso che finché sei qua Samu, fammi capire una roba perché sto facendo un po' di confusione. Il codice che ti ho mandato, quello che hai riscattato, finisce con RPH per cortesia. Grazie, grazie infinite, ci faccia sapere. Oggi niente voti a scuola, come mai? Come mai? C'è stato lo sciopero dei professori? Strano, strano, io non ho mai assistito, credo, ad uno sciopero dei professori. In tutta la mia carriera breve scolastica, RPH, molto bene, quindi lo possiamo tranquillamente segnare, così io so, vede, adesso l'ho strappato un angolino, so perfettamente che potrò farne altri utilizzi. Ancora per poco, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Benvenuti, ben ritrovati a tutti, questa è la Mesopotamia, signori. Io sono Fabio Mason e sono il membro sfornatore, membro fondatore, signori, della Mason Gang, l'unica gang mondiale contro il bullismo, contro la violenza e tutte queste brutte cose qua che non ci piacciono, non ci piacciono. Attenzione, Samu Zappa riscatta un altro codice. Buonasera, signor Onosmus, buonasera, ben ritrovato anche a lei. Buon inizio di proseguimento di fine settimana. Caro Samu, ci faccia vedere, ci dica per favore un numero da 1 a 10, per esempio. Vediamo che cosa riscatterà stavolta. Numero 3. 1, 2, 3, questo è il 3. Aspetta, scusa, ho fatto casino. 1, 2, 3, questo è il 3. Non c'ho troppa manualità io. Mi dispiace, dice Onosmus, se non riesco a venire tutti i giorni. Ecco, mica stiamo qua noi ad obbligare le persone, anzi, ci fa sempre molto piacere quando avete la disponibilità, insomma, quindi tanta tanta roba. Allora, caro mio, mamma mia, questa qua è una serie che mi ha fatto diventare scemo proprio. Ha riscattato gran festa ha riscattato. E quindi a fine live le invierò il codice di gran festa. Ovviamente non avrà sicuramente messo a fuoco, però ci sta, ci sta. Buono, buono, molto bene, molto bene. Abbiamo delle belle, sicuramente delle belle carte all'interno di questa serie, e sulla quale, diciamo, ci ho speso troppi soldi per Gran Festa, troppi, troppi, troppi. Poi mi sono rivenduto tutto alla fine, quindi è andata anche abbastanza bene, voglio dire. Mi serve l'Umbreon, Però ci mancherebbe, ci abbiamo mancherebbe. aperto A chi è che questa non volta il serviva conto l'Umbreon? perché Ma le manca solo da questo? guadagnare dai 5. Le manca solo questo qua? All'altro l'ha venduto. Come l'ha venduto? In che senso l'ha venduto? Cioè, si possono vendere le carte riscattate con i codici? No, perché allora, cioè, aspetta. Io devo iniziare a riscattarmele anch'io. Sì, così finisco Gran Festa. Wow! Complimenti, complimenti, ma non sapevo si potessero rivendere le carte digitali, per dire. Ah, caro Onosmus, abbiamo appena iniziato la live, quindi ci stiamo un attimo. Stavo chiedendo al signor Samu Zappa se il codice che ha riscattato con le benedizioni era esatto, perché mi stavo confondendo sostanzialmente. Se è un appassionato, ad esempio, di Pokémon, può riscattare tramite i nostri punti canali, canale Benedizioni, proprio un codice. Io sono pieno di codici e quindi di solito finita la live. Evviva la premia! Vabbè. Si possono riscattare i codici, come potete anche proprio riscattare i sound alert di vostro piacimento, signori, sempre con le benedizioni. Quindi se cliccate sopra a quella ciotolina piena di benedizioni viola, vedete che avete la possibilità anche di recuperare i codici.
No, vabbè, non occorre. Non occorre. Quindi, signori, eccoci qua, pronti per un altro appuntamento, pronti per un altro salto all'indietro, nel passato, proprio con il nostro consueto, come dire, la nostra consueta rubrica dell'Alma Mason, ovvero andiamo un po' a ripercorrere fatti, avvenimenti, accenni storici di appunto, come dire, storie accadute realmente, ma soprattutto accadute realmente l'11 gennaio, ma nel passato, quindi cerchiamo di ricordare il più possibile un po' quello che dovremmo ricordare, e il resto pazienza, signori. Bru dice meglio Mosconi, sì, mi sento Berlusconi. Vabbè, guarda che bella emoticon, dove l'ha trovata questa qua, vediamo un po' che emoticon, eh? Ah, Better TTV, finalmente uno che usa Better TTV, attenzione signori. Melting Face, cioè è da tanto che non vedevo una bella emoticon di Better TTV su questa chat, mi fa molto piacere, soprattutto mi fa piacere che funzioni tutto. Allora signori, accadeva ad esempio nel 1400, accadeva nel 1600, ma accadeva ed è accaduto sempre il 11 gennaio, signori, l'11 gennaio, ci piacciono, caro... Anche lei? Better TTV? No, purtroppo no. Una vera catastrofe. Attenzione. Quindi, signori, siamo pronti per scoprire un po', no, che cosa è successo nel passato. Qui a noi ci piace tantissimo, come dire, fare qualche viaggio all'indietro, e ci piace soprattutto cercare di ricordare, anziché dimenticare. Fatemi uscire che ho un po' di programmini aperti qua ancora da oggi, e non vorrei, anzi quasi sicuramente daranno problemi, quindi rimuoviamoli proprio del tutto, Questa proprio no. Signori, i fatti del giorno nella storia, benvenuti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con i fatti del giorno nella storia. Cambiamo schermata, signori, facciamo una piccola magia, eccoci qua, oggi è proprio l'undicesimo giorno dell'anno e siamo nella seconda settimana. Alma Mason. La chiesa ricorda San Ticino, Santa Onorata, San Paolino d'Aquilea e San Teodosio il Cenobiarca. E chi è che non conosce il Cenobiarca, signori? Chi non lo conosce? No, adesso ditemi voi. Pochi superstiti, ditemi se non conoscete il signor Cenobiarca. No, perché sennò siamo messi veramente molto molto male. Attenzione. Lo dovete conoscere per forza, lo dovete veramente conoscere. Forza. Fateci sapere, scusate, stavo cambiando playlist perché ci siamo presi un po' in anticipo. Tuttavia, signori, nel 1000, secondo lei cosa posso mangiare se non c'è niente? Se non c'è niente, si può mangiare ad esempio le unghie? Potrebbe essere un'idea. Potrebbe mangiarsi le caccole. Potrebbe mangiarsi, che ne so, qualche... Non so, io sicuramente... Se ci arriva lì Onosmus. Comunque, cos'è successo? Intanto che abbiamo sbagliato completamente pagina. È successo l'impensabile, signori, cari. No, stavo pensando a cosa potrebbe mangiare se non c'è nulla. Beh, io sono sicuramente convinto che almeno della pasta c'è. Quindi in dispensa sicuramente avrà della pasta secca oppure pasta fresca in frigo. E potrebbe mangiarsi un bel piatto. Ma come non c'è, Sam? Come non c'è la pasta? In dispensa non c'è la pasta? Non ci credo. Oppure nel frigo, ad esempio, potrebbe trovare, che ne so, degli affettati, delle carote, delle cipolle. Si faccia una bella insalata, ad esempio. Lei sa cucinare, signor Mason? Purtroppo sì. Dico purtroppo perché in realtà ho speso circa 9 anni della mia vita in cucina.
a livello professionale proprio, quindi dico purtroppo perché in realtà poi questo lavoro mi ha portato a tralasciare tantissime altre passioni che avevo e che ho comunque ricominciato a tenere alte proprio perché ho deciso giusto un mese fa che io cucina non ci tornerò mai più, signore. Vero peccato perché in realtà cioè, è l'unica roba che so fare, l'unica roba per la quale ho studiato e quindi vedremo cosa fare. Mi vuole dire che non ha una moglie? Ma che moglie? Ma no, beh, ma io cioè, in realtà so cucinare perché è il mio lavoro, lo era fino a un mese fa, se non altro, cioè, se non altro. Quindi sì, no, beh, comunque una moglie attualmente non ce l'ho. Nemmeno ce l'ho mai avuta, grazie a Dio, nel senso altrimenti sarei separato, divorziato e non sarebbe propriamente carino, diciamo. Ecco, una ragazza nemmeno, caro Nosmus, io sono single ormai da tanti, da quanto tempo, caro Nosmus, sono single, cioè ci mancherebbe. E troppo tempo, non riusciamo più non riusciamo, più che altro non so più, cioè, al momento non ho voglia di uscire, capito? Esco veramente poco, esco di rado e parlo ancora meno, quindi cioè, capisce bene che non è proprio il massimo per riuscire a trovare una fidanzata. Che cosa, uscire di rado e parlare ancora meno? E quindi no, niente da fare, signori. Spero, sono fiducioso che Twitch riuscirà a farmi conoscere l'amore della mia vita. Prima o poi arriverà. Vabbè, ma lei ha OnlyFans, quindi la capisco. No, beh, io non ho OnlyFans, prima roba. E non so da dove è riuscito a tirar fuori queste informazioni. Comunque non ho nemmeno OnlyFans, quindi lei dirà: ma allora caspita, è proprio messo male il signor Meso. Pressa poco. E dica la verità. Sì, no, non ce l'ho. Allora, se vuole proprio la verità, io OnlyFans in realtà l'ho aperto, cioè no, non è che l'ho aperto, mi sono fatto un profilo. E forse anche due, però anche con l'intenzione di caricare qualcosa, no? Che non per forza deve essere roba, no? Chissà che cosa vi pensate voi. Tuttavia, nel momento in cui mi hanno chiesto appunto di caricare, perché se voi non verificate, ma che cacchio sto a dire? Comunque, nel momento in cui voi non verificate i documenti, cioè voi volete postare qualcosa, vi fanno fare la verifica dei documenti. Io ho caricato i miei documenti, come li ho caricati veramente in tantissime altre realtà, e mi sono stati accettati. OnlyFans non mi ha mai accettato i documenti, quindi non siamo riusciti a procedere con la verifica dell'account, per cui non ho potuto mai pubblicare nulla. Una vera catastrofe. Quindi ce l'ha, dice: sì, no, beh, ma cioè, c'ho sto profilo che non uso, mi ero abbonato all'OnlyFans di una signorina che ho avuto il piacere di frequentare molti anni fa, e per caso proprio vedevo che si sponsorizzava su Instagram. Ho detto: fammi vedere qua, vediamo cosa combina, vediamo se è cambiata col tempo. Sempre uguale alla fine. L'ho fatto solo per il meme, diciamo, ma non lo uso proprio. Non mi interessa, ecco, cioè se mi interessava era per pubblicarci qualcosa, però io una volta ho provato a caricare i documenti, due volte ho provato a caricare i documenti, penso che il mio tempo sia più prezioso rispetto a star lì tipo una vita, no? A caricare robe, quindi in realtà sì, ce l'ho, ma non è attivo, ecco, non è attivo. E lei invece? E lei invece? Attendo risposta, dopo possiamo pure partire con il nostro Alma Mason, signori. Andiamo a vedere un po' che cosa è successo. L'11 gennaio, signori, del 1494, per esempio, accadeva proprio 529 anni fa.
in preda a febbri pestilenziali, muore 45enne a Firenze il pittore Domenico Ghirlandaio, uno dei maggiori protagonisti proprio del Rinascimento italiano. Nella sua bottega aveva mosso i primi passi d'artista proprio lo scultore Michelangelo Buonarroti. Nel 1610 l'astronomo Galileo Galilei avvista il principale satellite di Giove, grande più Mercurio. Ganimede è l'unico dei satelliti galileani a cui sia stato attribuito il nome di una gran figura mitologica proprio di sesso maschile. A Catania, mi dispiace ma dovrei andare a mangiare, ma buona cena carissimo, buona cena a lei, ci vediamo molto presto. E mi raccomando, mastichi piano, mangi lentamente, proprio così, in maniera tale che possa digerire del tutto. Buona vita. Quindi, signori, nel 1963 invece a Catania è rasa al suolo, proprio Catania viene rasa al suolo da un terremoto di eccezionale intensità, calcolata all'undicesimo grado della scala Mercalli e magnitudo 7,4. Il sisma coinvolge la Sicilia sudorientale, distruggendo 45 centri abitati e provocando oltre 60.000 vittime. Nella sola Catania sopravvive solo un quarto della popolazione, proprio circa 4.000 persone. Nel 1878 il latte viene per la prima volta venduto in bottiglie di vetro ad opera della Alexander Campbell di New York. Anche in ricordo di questo evento gli Stati Uniti d'America festeggiarono la giornata nazionale del latte. A noi il latte piace moltissimo. Nel 1892, pur se già coniugato con la danese Mette Sophie Gadd, il pittore francese Paul Gauguin sposa a Tahiti la tredicenne Teura, che si trasferisce con lui nel viaggio di Mataiea, ce l'abbiamo fatto, yeah. Nel 1908 al Teatro Argentina di Roma viene rappresentata per la prima volta la tragedia La nave di Gabriele D'Annunzio. Ai lunghi applausi del pubblico presente si unisce il re Vittorio Emanuele III, che si congratula personalmente con l'autore. Nel 1922, per la prima volta, l'insulina viene utilizzata per il trattamento di un malato di diabete. Frederick Banting la somministra al 14enne canadese Leonard Thompson, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Toronto. Nel 1938, accadeva esattamente 85 anni fa oggi, si chiama Frances Moulton, la prima donna presidente di una banca nazionale statunitense. Assume l'incarico alla Limerick National Bank, proprio di Limerick, nello stato americano del Maine, in sostituzione del padre deceduto proprio all'inizio dell'anno. 1944, condannati nel Tribunale Speciale della Repubblica Sociale Italiana a Verona vengono fucilati Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi, considerati traditori dopo aver espresso voto favorevole alla caduta di Benito Mussolini. Nel 1946 l'Assemblea Popolare guidata da Enver Hoxha sfiducia la monarchia di Herzog e proclama la Repubblica Popolare di Albania, di cui Hoxha diventa il dittatore. Entra in vigore nel 1951 la legge 25 di riforma del sistema fiscale promosso dal ministro delle Finanze Ezio Vanoni. Si basa sulla diminuzione delle aliquote su cui versare le imposte. L'innalzamento dei minimi imponibili introduce l'obbligo della dichiarazione annuale dei redditi. Nel 1955, con lo scorporo del ramo auto della Bianchi su iniziativa di Ferruccio Quintavalle, che ha ottenuto la partecipazione di Fiat e Pirelli, Giuseppe Bianchi fonda a Milano la casa automobilistica Auto Bianchi. Nel 1960, esattamente 63 anni fa, lo Stato africano del Chad dichiara la propria indipendenza dalla Francia. Nel 1963 pubblicato il secondo singolo dei Beatles, Please Please Me. Il brano segna la prima significativa apparizione televisiva del gruppo del Regno Unito, che lo registra proprio oggi per il programma Thank You Lucky Stars, in onda il 19 gennaio. Nel 1973 accadeva esattamente l'11 gennaio di 50 anni fa
All'inaugurazione dell'anno giudiziario, la magistratura italiana denuncia la mancanza di strumenti per combattere la criminalità. Nel 1974, invece, gli ambasciatori del petrolio algerino saudita in visita a Roma promettono forniture di petrolio all'Italia in cambio del sostegno politico. Grazie mille, Dario. Buonasera, signor Dario. Buonasera a lei, benvenuto, ben ritrovato in questo nuovo appuntamento con l'Almameso, ma soprattutto buon proseguimento di settimana. Nel 1974, per la prima volta al mondo, una donna dà alla luce sei gemelli, signori, tre maschi e tre femmine, in buone condizioni di salute. Susan Wilson e marito Colin Rosenskowitz sono diventati esagenitori a Città del Capo in Sudafrica, con 4 settimane di anticipo sulla scadenza prevista. Nel 1978 Mario Barone, ex amministratore delegato del Banco di Roma, viene arrestato proprio a Roma. Avrebbe fatto sparire un tabulato che permetterebbe di risalire agli intestatari italiani i 500 conti bancari svizzeri e anonimi soprattutto. Attenzione, buonasera signor Dario. Nel 1978 il Comitato Interministrale Prezzi decide di aumentare di 9 lire al litro il prezzo del gasolio. Mamma mia, 9 lire. Oggi quanto costa una vita? Costa una vita. Nel 1980 a Firenze il secondo caso al mondo di parto esagemellare. Oggi è la giornata dei parti esagemellari, signori. Infatti nascono i 6 gemelli Giannini. Per una strana coincidenza, il parto avviene esattamente 6 anni dopo il primo caso mondiale registrato in Sudafrica, che abbiamo appena visto. Nel 1980 il 14enne britannico Nigel Short diventa Gran Maestro Internazionale di Scacchi. Nato nel giugno 1965 a Lake, nell'area di Manchester, è più giovane ad aver conseguito il prestigioso titolo. Nel 1982, invece, esattamente 41 anni fa, lo Stato sudamericano dell'Honduras vara la propria carta costituzionale a 2 anni dalle libere elezioni che hanno visto eletto presidente Roberto Suazo Cordova. Come va, signor Pro? Nel 1991 Ben Johnson torna a correre a conclusione del periodo di squalifica dopo la sentenza del 1988 che gli ha revocato anche l'oro olimpico di Seul proprio per l'uso di steroidi. Trentenne conclude la gara al secondo posto. Molto bene. Nel 1992, dopo anni di boicottaggio al regime del paese colpevole della politica di apartheid, Paul Simon diventa il primo artista che torna ad esibirsi in Sudafrica. Nel 1999 si spegne il 58enne il cantautore Fabrizio De André. Da novembre scorso era ricoverato all'Istituto Nazionale dei Tumori a Milano per un carcinoma polmonare, diagnosticatogli a fine agosto. Nel 2003... accadeva esattamente 20 anni fa, George Ryan, autore dello stato nordamericano dell'Illinois, annulla 156 condanne a morte, commutando le pene in altrettanti ergastoli. Il 28enne Giorgio Rocca, invece, nel 2004, esattamente l'11 gennaio di 19 anni fa, vince lo slalom speciale di Chamonix, valido proprio per la Coppa del Mondo di sci alpino, precedendo il francese Pierre Bourget e l'americano Bob Miller. Nel 2005 Adelboden, Massimiliano Bardone vince lo slalom gigante nella Coppa del Mondo di sci alpino proprio, attenzione. Dietro di lui lo statunitense Bob Miller e il finlandese Kelly Palander. 2010, in Egitto vengono scoperte nuove tombe nei pressi delle grandi piramidi. Secondo gli esperti è un elemento a sostegno della tesi che i monumenti furono edificati da normali lavoratori, proprio anziché da schiavi. 2011, il sole è sorto con 2 giorni di anticipo rispetto alla data usuale del 13 gennaio. Su Ilulissa, la città più occidentale della Groenlandia, l'evento accresce i timori che il cambiamento climatico sia in accelerazione.
Nel 2020 Diego, la tartaruga gigante, tornerà in libertà alle Galapagos. Negli anni 70 è stato portato sull'isola spagnola dove, dei due esemplari maschi presenti, solo uno era attivo. Doveva evitare l'estinzione della sua specie sull'isola e contava soltanto 14 esemplari. Dopo 60 anni il numero di tartarughe giganti è salito a 2500, di cui 800 sono suoi diretti discendenti, e questo ci fa molto piacere. Nel 2020 la Cina, esattamente 3 anni fa, conferma il primo decesso causato dal coronavirus SARS-CoV-2. È avvenuto a Wuhan e si tratta di un uomo di 61 anni colpito da polmonite causata dalla malattia da Covid-19. Secondo le stime ufficiali sono poco più di 40 le persone contagiate. Signori, facciamo gli auguri di buon compleanno, ovviamente, come sempre, al signor Massimo Lopez, attore, doppiatore, conduttore, che nasceva 71 anni fa, se pensate voi. Facciamo gli auguri di buon compleanno al signor, a Jamelì, al cantante, o Jamelia, come volete, cantante proprio di Superstar, e facciamo anche gli auguri di compleanno al nostro canottiere, che non è quello che pensate voi, Giovanni Abagnale, proprio che si porta a casa oro europeo e bronzo olimpico. Il proverbio del giorno: una è buona. Attenzione, attenzione signori, una è buona. Non vi dice niente? Non vi dice niente, una è buona? A parte che abbiamo saltato le canzoni più vendute in Italia l'11 gennaio, tuttavia le canzoni vendute in Italia l'11 gennaio nel 1964 furono Oh mio signore, Edoardo Vianello. Nel 69 Zoom 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 di Sylvie Vartan, nel 75 è la vita di Cocchi Renato. Il pezzo più venduto nel 1986 in Italia fu Election Day degli Arcadia e nel 92 Don't Let the Go, Sun Go Down Me di George Michael e Eldon John, Eldon, soprattutto Eldon, Elton John. Ma torniamo a noi, una è buona, una è buona. Non, 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 non. No, ok signori, una è buona, daily positive news signori, una ma buona notizia che cerchiamo di condividere tutti i giorni però proprio per portare un raggio di sole sul web, ma soprattutto per riuscire a ricordare avvenimenti che purtroppo passano in sordina. Voi sapete che questo canale è molto legato a temi come l'economia, l'ecosostenibilità, l'ambiente e quant'altro, quindi con una è buona, signori, vi accompagno nel nostro Daily Positive News di oggi. Ciao, sono tornato, il signor comunista italiano, molto bene, mi fa molto piacere che lei sia tornato. Benvenuto, ben ritrovato, buon inizio di proseguimento di settimana. Posso chiederti una cosa? Come no? Anche due, anche due, anche due. Anche due, caro comunista italiano. Del 1917 addirittura, attenzione. Sai come raffreddare il PC con la vodka? No, però, no, però potrebbe essere un'informazione che mi potrebbe tornare molto utile nei prossimi mesi, mannaggia. Proprio perché qua arriva un certo punto che non riusciamo nemmeno più a giocare, proprio perché c'ho il PC che è super caldo, quindi ti mando il video se vuoi, molto volentieri. Tra l'altro ho iniziato a vedere il video che mi ha mandato sul Discord, mi sono guardato proprio i primi 12-13 minuti e devo farlo con molta calma perché ho già capito l'andazzo. Molto volentieri, molto volentieri. Se me lo manda su Telegram sarò ancora più veloce nel recuperarlo. Adesso io non so se lei utilizza Telegram, tuttavia. Va bene anche il Discord, va bene anche il Discord. Come sta, signor comunista italiano? Da quanto tempo non ci vediamo noi, eh? Quanto tempo? Un paio di giorni. No, non lo uso, dice. Perfetto, perfetto. Mandi pure, eventualmente, anziché mandare, dovrebbe esserci proprio una stanza intitolata i miei video, qualcosa del genere, cosa devo guardare, robe del genere. E lo metta pure lì, lo metta pure lì, la ringrazio. Spero sia una roba, perché già che è come raffreddare il PC con la vodka.
mi sembra più un meme, però si sa mai, si sa mai, si sa mai. Quindi, una è buona, signori. Una è buona. Oggi vi faccio fare un bel giretto fatto bene per quel che riguarda proprio il nostro Daily Positive News. Facciamo un giretto in Sicilia, che ne dite? Che ne dite in Sicilia? Che ne dite? No, non lo uso. E vabbè, peccato, peccato, peccato. Chi di voi è... So che qualcuno di voi addirittura ci vive nelle province della Sicilia. Fatemi sapere eventualmente se ci siete mai stati. Io personalmente non ci sono mai andato in tutti questi anni di vita, caspita, mai stato in Sicilia. Una vera tragedia, una vera e propria tragedia, signori. Comunque, comunque, proseguiamo con il nostro bellissimo Daily Positive, il Daily Positive. Sbagliato, ho fatto uno zoom così improbabile. Economia, grazie mille, è arrivato il video, grazie infinite. Io non lo conosco, dice. Cosa devo guardare? Perfetto. Ah beh, vabbè, ma qua vediamo, cioè questo qua è un super PC. Dai, incredibile. No, sicuramente non mi verrà d'aiuto in quanto utilizzo MacBook Pro per fare le live, tuttavia penso che sarà molto molto divertente. La vita di Boris, la vita di Boris. Grazie per il contributo, caro comunista italiano. Grazie veramente di cuore. Poi lo vediamo. Lo vediamo sabato, ce lo vediamo sabato. Io sabato faccio gli anni. È il mio compleanno sabato e ho in mente di fare tipo 8 ore di live, capito come? Ecco che lì avremo molto tempo anche per riprendere proprio cosa devo guardare e tante tante altre robe, quindi se ha pazienza possiamo guardarcelo tutti quanti assieme sabato. Dalle 14 alle 22. Dice, io sabato non ci sarò, una vera disgrazia, signor comunista italiano. Proprio non doveva nemmeno scriverlo, cioè impossibile, dai, ma come si fa a non esserci? Come si fa a non esserci, signori, sabato 14 gennaio? Ma stiamo scherzando. Quanto dura sto video? No, ma oggi proprio non credo che riusciremo a guardarlo. Vediamo, vediamo, vediamo. Torniamo a noi, signori, torniamo in Sicilia, economia e felicità, economia e felicità. Una sfida possibile? La Sicilia dice sì. Ringraziamo Nunzia Caricchio per aver scritto questo articolo. Economia e felicità, due termini incompatibili nell'accezione, ma che hanno trovato potenza e capacità di massima espressione in un'ottica di comunanza grazie al convegno dal titolo proprio appunto Economia e felicità, una sfida possibile. Tenutosi a Caltanissetta, piccola arteria di una Sicilia che si affanna per fiorire sempre di più. Articolato in due sessioni, mattina e pomeriggio, e organizzato da Cooperativa Sociale Ethnos AIPEC, Associazione Italiana Imprenditori per un'economia di comunione, Next, Nuova Economia per Tutti, Living Off, Economy of Francesco, EDC, Economia di Comunione, Fondazione Comunità di Messina, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e del Consorzio Universitario di Caltanissetta, proprio il seminario ha voluto puntare i riflettori sulla possibilità di cambiare l'economia tradizionale in un'economia più attenta alla persona e al suo benessere. Siamo abituati ad un'economia che ha l'obiettivo di raggiungere il profitto massimo e per raggiungerlo si perdono di vista le relazioni umane, il coinvolgimento e il senso di appartenenza. Afferma Fabio Ruvolo, proprio presidente di Cooperativa Sociale Ethnos. Qua abbiamo tutto l'ecosistema che gira attorno a questo. A questa iniziativa. Oggi vi è il forte bisogno di un'economia che può essere definita gentile, dove chi lavora bene e con serenità vive meglio lo spazio che occupa e di conseguenza rende di più. L'economia tradizionale deve lasciare il posto ad un'economia dove tutti gli utili vengono investiti sulle capacità dell'individuo e sulle opportunità di generare nuove imprese, che oltremodo possano offrire condizioni di valorizzazione e inclusione nel territorio stesso.
diverse concezioni vedono l'economia tradizionale legata al benessere globale della nazione, mentre l'economia promossa dal convegno desidera il benessere del singolo, inteso come benessere di tutti. Questo perché l'economia nasce dalla felicità, nasce dalla felicità, grandezza misurabile nella maniera in cui viene intesa proprio come concetto morale a sé. E se uscisse dalla logica del denaro per il denaro? Se si potesse educare alla cultura del dare e non dell'avere? Queste alcune riflessioni evidenziate proprio dai promotori del workshop, insieme ad alcuni imprenditori e associazioni che si sono uniti perché rifiutano il sistema economico odierno e desiderano focalizzare l'economia sulla persona, sulla capacità di generare benessere e appagamento, fondamentali per rendere di più e partorire nuove idee che possono contribuire a cambiare un mondo alla deriva ed essere proprio fonte di evoluzione. Scusami a moglie Mica, nessun problema. Un saluto anche alla moglie. Bisogna investire gli utili per migliorare la persona e formare la cultura del dare, perché proprio l'economia reale è dove il profitto vero e autentico è rappresentato dalla persona e non da quella che esclude. Di alto livello, gli ospiti e le testimonianze che hanno dimostrato quanto e come la loro idea di economia civile abbia fatto tanto e generato profitto non solo materiale, ma anche morale. La ricchezza materiale è importante, ci mancherebbe, ma c'è da mettere sul piatto della bilancia civico anche la ricchezza interiore che ogni individuo è disposto a dare. E se entrambe possono raggiungere lo stesso equilibrio, si può dire di aver creato un'economia innovativa, equa e di comunione. E questo è l'augurio ovviamente che io rivolgo a tutto il mondo, quindi avevo proprio piacere di condividere questo articolo che proprio non è propriamente, cioè è stato scritto in realtà un mese fa, tuttavia potete trovare proprio tutti quanti i riferimenti ed approfondire sul giornale delle belle notizie.com. Quindi una ma buona, il nostro Daily Positive New del giorno, signori. Economia e felicità è una sfida possibile e finalmente anche in Italia, signori, ci stiamo svegliando un pochettino. A proposito di risvegli, proprio oggi stavo consueto leggendo qualche articolo così sulla famosissima rivista Rolling Stone e mi è caduto proprio l'occhio su un articolo più che altro. Sicuramente il macro tema è sempre la musica, ma questa volta proprio stiamo parlando di una storia d'amore, come potete vedere anche dal titolo. E mi ha risvegliato proprio dei ricordi, in quanto ci ho avuto anch'io, cioè, io non so, adesso qua voi tanti siete giovani, però le persone che hanno la mia età molto probabilmente una buona percentuale ha già avuto quel momento un po' punk, no? E c'è chi ce l'ha avuto, c'è chi in realtà poi si è appassionato a tutto il discorso punk, e quindi leggendo sta roba mi sono comunque risvegliati parecchi ricordi e ho detto no, questo qua voglio comunque tenermelo per Twitch, e quindi vediamo di condividere anche questa piccola storia d'amore, signori. E di fatto, c'è qua, chi c'è? C'è John Lydon, qui. Adesso chi, porco Giuda, chi è che... John Lydon, chi non lo conosce? God Save the Queen, Anarchy in UK, giusto per citarne alcuni. Una breve e piccola storia d'amore, in realtà... dura da 40 anni e trovate qualcuno che vi ami come John Lydon ama Nora Forster. Attenzione. Per quanto sembri improbabile, il castigamatti del punk e del post-punk è il protagonista di una storia d'amore rock lunga e struggente. Ascoltare Away dei Public Image è TD per credere, signori. Non ricordo come si è finiti a parlarne, rammento perfettamente lo burlesco col quale si è presentato al telefono, il tono sardonico di certe risposte, il modo in cui mi disse che un aggettivo che avevo usato, nice, era roba da nonnetta che parla della sua torta. Come ci siamo arrivati non so dirlo, fatto sta che a un certo punto John Lydon
ma ha parlato della moglie Nora Foster. Era il 2015, 3 anni prima che si scoprisse che la donna è affetta da Alzheimer. Non so se sopravviverei alla morte di Nora, dice il signore in questione. La frase mi è tornata in mente ascoltando proprio Away, il singolo che Lydon ha pubblicato 2 giorni fa proprio con i Public Image Ltd e col quale cercherà di partecipare all'Eurovision Song Contest del 2023 in rappresentanza dell'Irlanda. Aveva già espresso il desiderio di prendere parte alla competizione nel 2017. Per qualcuno la partecipazione dell'uomo in Anarchy in the UK all'Euro barracconata è una provocazione, per altri l'ennesima prova del fatto che Lydon è un venduto. A me sembra una di quelle cose che tutto sommato ci si aspetta da uno che si è sempre gettato con entusiasmo nella cultura pop del suo tempo, a volte arrivando perfino ad influenzarla. Il punto però è un altro, e cioè che Away parla di John e Nora, pur non essendo una canzone d'amore tradizionale. È un pezzo singolare, specie per i Peel. Lo senti distrattamente e passi oltre, pensando che i Public Image non sono più quelli di una volta, cosa peraltro vera. Lo ascolti con attenzione e capisci Away è una canzone spudoratamente senile sulla vita e l'amore. È emotivamente potente anche se non sembra. Pare la cartolina ad una vacanza alle Hawaii, e in parte lo è, ma non ha il tono sognante di chi evoca un ricordo dolce e allo stesso tempo quello arreso di chi canta la vita che svanisce, sì, ma con tenerezza. Si galleggia sulle onde di questa canzone a cui centro ci sono la memoria e l'idea di esserci, qui ed ora, cose fondamentali quando si parla di una persona affetta da Alzheimer. È un pezzo sull'amore come ultima barriera che separa dalla morte. È dedicata a chiunque stia attraversando un periodo difficile con la persona a cui tiene di più, ha scritto Lydon. Nel presentare Away porta anche un messaggio di speranza. Alla fine l'amore vince su ogni cosa. Chi l'avrebbe detto anni fa che il protagonista dell'ultima grande storia d'amore rock sarebbe stato il cinico, spietato, buffonesco John Lydon? Il grande contrarian della cultura popolare britannica, il giullare del post-punk, specchio deformante delle nostre miserie, e chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? John e Nora si sono incontrati nel 1975 nel negozio di Michael McGarren. Lui non era nessuno, lei la figlia dell'editore del tedesco Das Tagesspiegel. Cioè, non un'ereditiera con i soldi di papà, assicura Lydon, ma la discendente ribelle di un piccolo Führer con cui lui non ha mai parlato, mi odiava. Foster, che ha 14 anni più di Rotten, faceva parte da tempo della scena londinese. Aveva già una figlia, Riap, che poco dopo avrebbe fondato le Slits. La gente diceva a Nora di non parlare con Johnny, che è tremendo. Lei, ovviamente, l'ha fatto e non si sono più lasciati. Non ci siamo avviati a tempo di valzer verso la volta celeste del romanticismo, scrive Lydon nel libro autobiografico Anger is an Energy. Come dire, questa è una storia d'amore punk, ci sono state un sacco di discussioni accese, però ci hanno fatto conoscere vicendevolmente per quello che siamo, esseri umani. Dirsi di tutto e ridere assieme per i due funziona da quasi 50 anni. E un motivo ci sarà. 10 anni fa, ritirando l'Icon Award assegnato di proprio dal ramo londinese della Broadcast Music Incorporated, Lydon si è girato verso Nora e le ha chiesto: ma come fai a sopportarmi tu? E lei ha risposto: perché sono anch'io stupida. È una delle poche persone per le quali Lydon si lava più assiduamente i denti. Provando le storie da una notte vacua, noiose e ripetitive, o almeno così scrive Lydon, cercava qualcosa di più duraturo e l'ha scovato proprio in Foster, che l'ha accettato com'era, Words and All. Lei conosce i miei dolori di infanzia e io i suoi. Sono cose che non confessi nemmeno agli amici più stretti. Quando si trasferisce a New York da solo, nonostante le tentazioni, resta fedele alla sua punk mommy, Warrior, essendo lui proprio in cerca di relazioni stabili. La descrive come una donna che pare uscita da un film anni 40, con una sua eleganza austera ma sensuale in un mondo di hippie, con lunghi vestiti a fiori e le infradito. Sposati dal 1979, non hanno potuto avere figli, ma hanno cresciuto i nipoti, vale a dire i figli di Riap, come che chiama Lydon Granddad.
Non è che lui se ne rammarichi, i figli sono bellissimi, purché non siano. Poi dice, 2 anni e mezzo fa Lydon ha raccontato com'è diventata la sua vita da quando alla moglie è stato diagnosticato l'Alzheimer. Sta peggiorando e non migliorerà. È una condizione che in parte conosce avendo perso momentaneamente la memoria a causa della meningite quando era bambino. Ripete spesso che per un fatto che spiazza anche i medici, la donna continua a riconoscerlo, sempre. Mi basta guardarla negli occhi e quando è pronta a farlo lei mi ritrova ed eccoci di nuovo insieme, ha detto di recente al Guardian. L'importante è non farla sentire sola, che è la sensazione peggiore. Col passare degli anni Lydon ha raccontato pezzi della sua storia con Nora anche nelle canzoni. L'ha fatto in modo decisamente strano, ad esempio in Grave Ride, che ha pubblicato come solista, in cui ha utilizzato la guerra, all'epoca in Bosnia, come metafora ad una distanza tra i due che risulta insopportabile. E l'ha fatto in un modo buffo in Double Trouble dei Peel, dove canta un litigio con la moglie circa la tazza del water da riparare. È un pretesto per spiegare che si vive bene solo tirando fuori tutto, dicendosi tutto, anche sbraitandosi addosso. Nora ed io siamo qui e resteremo, scrive nel libro dove si immagina di morire assieme, perché il pensiero che se ne vada prima di lei, prima lei, è insopportabile. Nell'intervista che gli feci mi dice che lui e Nora avevano sfiorato la morte assieme almeno 2 volte, in un incendio che aveva interessato la loro abitazione in California e quando sono saliti per puro caso sul volo Pan Am 103, era il dicembre dell'88, Nora si è attardata a fare i bagagli e perciò avevano perso l'aereo. Boeing che avrebbe dovuto prendere è stato fatto esplodere sopra Lockerbie uccidendo 259 persone a bordo e 11 a terra. E perciò c'entrava Nora quando Lydon ha partecipato alle reality inglese I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, e ha dato fuori di matto uscendo anzitempo. Dopo Lockerbie è in apprensione ogni qualvolta la moglie prende un aereo. La produzione non voleva dirgli se la donna era atterrata sana e salva in Australia, dove si stava svolgendo il programma, e perciò lui se n'è andato. Ovviamente Nora stava bene. Era un po' delusa, ma ha capito. Il padre di lui era arrabbiato, aveva scommesso dei soldi sulla vittoria del figlio. C'entrava Nora anche con la partecipazione di Lydon all'edizione americana del Cantante Mascherato. Dentro al vestito del Jester c'era l'uomo di Sex Pistols e dei Peel. Ovviamente gli sono piovute addosso critiche da ogni tipo. Lui ha spiegato che l'ha fatto per amore, che c'è andato per tirare sul morale alla moglie. La ricompensa più grande è stata quando, guardando la TV, Nora l'ha riconosciuto e ha detto «Johnny, ma sei tu?». Sentirglielo dire in quel momento è stata per Lydon una delle esperienze più belle della mia vita. Dice lui, no? Rendersi ridicoli di fronte a 5 milioni di spettatori solo per strappare un sorriso e un attimo di lucidità alla persona a cui tiene di più, con cui si è sposato da oltre 40 anni, la cui coscienza di sé piano piano sta svanendo. Se non è perseveranza, se non è devozione, se non è amore questo. E tanti complimenti al signor Lydon. Molto interessante, una bella storia d'amore, una bella storia d'amore. Ovviamente ringraziamo il signor Claudio Todesco per aver scritto questo articolo e salutiamo tutti gli amici del Rolling Stone Italia. E questo era il nostro piccolo contributo ad una storia d'amore che appartiene proprio ad un'era che ormai dura 50 anni, signore. Che ha preso piede proprio con... l'espandersi, proprio di divulgarsi della musica punk, che mi ha accompagnato sicuramente per un certo periodo della mia vita, e quindi ho avuto proprio il piacere di condividere sto schifo di mosca che continua a rompermi le scatole. No, ci mancherebbe. E, anzi, vogliate bene pure agli animali, perché gli animali vorranno bene a voi. Quindi chiedo scusa alla mosca, chiedo scusa a tutti gli spettatori sensibili. In realtà noi adoriamo gli animali, ma soprattutto gli insetti li accarezziamo col dito pure, quindi ci mancherebbe, signori. Detto ciò, io sapete perfettamente che ormai sono drogato
di uno LOL, quindi è giunto il momento sicuramente di cambiare categoria e di dirigersi verso proprio lo sfrenato mondo di uno v 1 LOL, dove cercherò di allenarmi, ma soprattutto cercherò di quanto cambiare categoria. Cercherò di raggiungere le famosissime 300 coppe che ormai da tanto tempo per le quali sto ambendo da tantissimo tempo e che non riesco mai a fare. Vediamo se oggi sarà la volta buona. Eccoci qua, cambiamo categoria, molto bene, tutto quanto molto easy. Sistemiamo un paio di impostazioni anche qua, abbassiamo qualità, che così abbiamo almeno un paio di FPS in più, e apriamo il gioco, e attenzione, 1v1 LOL, nostro gioco preferito, pieno di bug, pieno di... però alla fine che rimane sempre il nostro gioco preferito. Che se ne dica, signori, lo sarà anche, sarà il miglior gioco in realtà dell'anno, quindi tanta roba, sia 2022 che 2023. Come al solito stiamo un po' scattando, proprio perché stiamo, per dire, avviando il gioco con questa super macchina potente. Sa che adesso sì, devo abbassare un po' anche l'audio di sottofondo, ma giusto un pochettino. Oh yes, ci siamo, benvenuti, ben ritrovati, buon inizio di proseguimento di settimana, signori, con 1v1 LOL, il mio gioco preferito. Sappiate che ci sono voci che girano, ma guarda quello lì, non sa giocare, ma perché? In realtà, signori, fa tutto parte del gioco. Adesso voi non ditelo, non urlatelo ai quattro cieli quello che vi sto per dire, però in realtà sono un professionista di questo gioco, solo che devo in qualche modo fingere di non saper giocare proprio per agevolare tutti gli altri ragazzi che di solito si trovano in questi spazi proprio per divertirsi un po', e quindi facciamo del nostro meglio per far sì di farli sentire anche dei vincenti. Cosa che in realtà non lo sono proprio per niente, né in game stiamo parlando, proprio perché qua noi fingiamo di non saper giocare, questo è il format di 1v1 LOL, infatti giochiamo appositamente dai 10 fps ai 20 fps, proprio in maniera tale che non ci sia scampo. Allora, io adesso sai cosa faccio? Vado a farmi queste 50 coppe che mi mancano. altro che. Allora, facciamo così, andiamo su 1v1 LOL. 1v1 LOL, 1v1, che su 1v1 LOL, grazie a Dio, ci stiamo già. Andiamo qua e vediamo con chi verremo abbinati. Ma c'è già Messi? Non so chi sia Messi. Mi sa che qua partiamo proprio non troppo bene. Buonasera, signor Astro, buonasera, benvenuto, ben ritrovato. Buon inizio di settimana anche a lei. Anzi, buon inizio di proseguimento di metà settimana. Accenato? No, intanto ho chiesto io a lei se ha cenato. Io ho mangiato un bel piatto di tortellini, quelli che andrebbero in brodo, che però a me piacciono asciutti, cioè tipo lessi, tipo fatti a mo' di pasta, con la panna e prosciutto, panna e burro e formaggio, tanta roba. Ho mangiato solo quelli al momento, anche perché alle 5 avevo preso una bella tazza di latte con il biscotti, poi ci ho fatto un panino con la Nutella, cioè ero già abbastanza pieno, diciamo, quindi al momento mi è bastato mangiarmi un bel piatto di tortellini con la panna e il burro e il formaggio. Io sto mangiando un panino alla cotoletta, buono, ci piace. Ci piace il panino alla cotoletta. Ho mangiato oggi io la cotoletta con le patate fritte.
Oh, questo qua sta divertendo, eh? Adesso si è divertito ancora di più. Peccato. Perso una coppa, altro che. Già persa una ne abbiamo. Cosa qua, sensei? Play again, certo, ovviamente. Dobbiamo. Scaldiamo un po' le dita, tra l'altro. Grazie a Dio sono riuscito a riscaldare un po' meglio la stanza e quindi non ci sono 18 gradi come ieri, sono un po' di più. Quasi 20, neanche male. Play again, ho detto di sì. Un buon panino con la cotoletta, tanta roba. Riusciamo ad entrare o no? Fortnite free game. Oh, vorrei proprio vedere. Beh, a parte che per il Mac, sul Mac manco gira. Grazie, pro detto Dario. Anzi, Dario detto il pro. Vede che io me lo sono ricordato il suo nome. Vediamo se carica. E che cos'ha stasera il nostro amico qua, uno di noi LOL? Mangiato pesante, forse? Può essere. Wow. Questa è così, a me piace così. Vincere facile, signore. Perdo uno, prendo 5 e 4. Molto bene. Ci piace. Prendo tutto e vado via. Sì, vado su già speed. E la conca di meno. Sì. Dai, però. What's up? Tocca riavviare tutto. Guarda questo arrivo. Salterino, il canguro, a cappuccino, ma vatti a fare un cappuccino, va. Vai a farti un cappuccino al bar. Ma dai. Vabbè, dai, siamo a più tre ancora. Vai, Fabio. Sveglia, Fabio. Ah, ma è Jovix questo qua? No, non è Jovix. C'entra niente. Un po' lentino stasera. Giochino Valentino. No, Valentino, cioè Valentino nel senso. Capito come? Beh, non so neanche io, però posso provare a avviarlo, qualcosa del genere. Andiamo, fa play così. Perché non parte? Non capisco perché non parte. Aspetta. Faccio programmi aperti, robe strane. No. Andiamo così. Nostro Sanpei, nonno di Sanpei. Ma non va proprio. Ma perché non va? Vabbè, intanto andiamoci a prendere una roba. Non c'è niente qua da prendere. Neanche sull'all pass, niente. Allora io riavvio, provo a riavviare. Ecco modo che abbiamo, altrimenti a parte si va su just build senza pensarci proprio due minuti.
Avete capito, ragazzi, da 50 anni insieme stanno proprio giù. Io avevo una videocassetta proprio dei Sex Pistols, cioè un film documentario dei Sex Pistols. Quindi pensate voi quanto tempo è passato e ma tutto, quante volte mi sono visto quella videocassetta lì. Mi sono fatto influenzare molto, ho avuto un bel periodo punk molto intenso, non è durato tantissimi anni, mi ha portato comunque a vivere molte esperienze musicali veramente molto divertenti, simpatiche. E cos'è che suonavo? Suonavo la batteria in un bel gruppo punk, tanta roba. E batteria, sì. Che figata, no? Ne abbiamo passate di cotte di crude, cioè abbiamo rischiato il linciaggio, veramente tanta roba. Pensate che con una band abbiamo fatto solo 3 live, perché se facevamo la quarta ci rinchiudevano molto probabilmente, anche se eravamo, almeno io ero minorenne. A Solopiteco ha passato 2 giorni e 5 ore a guardare Fabio Mezzo. 2 giorni e 5 ore. Ma non aveva niente di meglio da fare, signor Astro? Restarsene per ben 2 giorni e 5 ore a guardare Fabio Meso, ma stiamo scherzando. Qualcos'altro di meglio da fare? Ma soprattutto non è che ha guardato 2 giorni e 5 ore questo signor Meso, l'ha umiliato, signori, perché potete comunque andare a verificare su YouTube, su TikTok. Mi ha umiliato esattamente per 2 giorni e 5 ore, manco fosse stata una seduta di... vabbè, no, lasciamo perdere. Comunque sì, complimenti, caro Astro, è un piacere, ovviamente. È un piacere apprendere. Lei sia stato in nostra compagnia per ben 2 giorni e 5 ore, perché questo vuol dire... 53 ore totali, sono troppe, cioè sono veramente troppe. Veramente tante, signori. Allora, vediamo qua che cosa succede. Intanto abbiamo un invito da parte di Jovix, non so se posso entrare, però andiamoci a vedere qua, perché abbiamo un bel po' di gente che mi aveva chiesto l'amicizia e non le ho accettate. Accettiamo subito, non l'avevo proprio vista. Accetta. Perché a Giorno me la fa accettare? Distrae Again, vabbè, Razer, me lo ricordo bene, anche West Ham. Gio, non capisco perché sarà stato bannato. Che ne so. Vediamo se riusciamo a farci una partita. Let's have the app ready when I'm back. Addirittura. So we're using the public cloud? Yes, kinda. We've got HP Greenlake. It's a hybrid cloud that can be anywhere we need it to be. Skip, per cortesia, grazie. Ogni tanto ci devono mettere la pubblicità anche in mezzo al gioco, ma non ho capito perché. Cioè, non è che non l'ho capito in realtà. Perché si stanno rendendo conto che questo gioco sta prendendo sempre più piede, signori. Che se ne dica? Ma se te me laghi così, però sì, meglio che te torni in drio, va, dai. Ammunio. No, zappa qua. Porco Josco. Dove cacchio corri questa testa? Quadrata, dirò. Dai, no. Ancora? Scappa. Scappare, caro. Vieni, sì. Dove sta? No, casto, Dri.
No, dai Fabio, non puoi perdere da questo, eh. Non puoi perdere. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Molto bene. Ce le portiamo a casa altre 5, signori. Io ho finito, mo entro. Non si preoccupi, non scherzo. Non è che volevo arrivare almeno a 300, però ci mancherebbe, ci mancherebbe. Peccato che non ci sia più la modalità 2v2. Venghi, venghi. Speriamo si sia ripreso un po' il giochino qua, perché... Altro che siamo zappa, faccio io qua non so come si chiama, beatbox. Facciamo sentire noi a beatbox. A me piace tantissimo la tecnologia, caro Astro, molto molto. E soprattutto mi piace sempre, come dire, cercare di sfruttarla a mio vantaggio, anche se non è sempre non è sempre semplice. Grazie per la domanda. La tecnologia, se ben utilizzata, signori, può veramente fare quasi miracoli, anzi potrebbe fare proprio dei miracoli belli e buoni. Cellulari, PC, altre cose. Lei pensi che io... Ma cioè, stiamo parlando di... Adesso per voi è normale, però io in seconda media avevo due cellulari in seconda media, non uno. E non so quanti in tutta la scuola avessero il cellulare, eh? Attenzione. Si è sparsa un po' la voce di qua e di là, e a un certo punto durante la merenda la preside, mi ricordo ancora, Lidia Golia si chiamava, da Campobasso era, mi fa: Maso, non è che per caso riesci a farmi a fare una telefonata? Ha detto sì, ho detto no, prego. Niente, ritirato il telefono, uno però l'altro ce l'avevo nell'altra tasca. E sempre stato appassionato io di tecnologia, anche se non l'ho mai studiata più di tanto, capito? E quindi infatti, come puoi vedere, cioè, poco ne capisco, anche di PC e robe varie, però sono molto molto attratto in realtà, perché oggi la mia classe ha parlato di tecnologia, e per noi la tecnologia, per noi giovani, è come se fosse droga, è vero? È vero, purtroppo sì, e sì, sarebbe anche curioso un po' capirne un po' di più rispetto a cosa ha raccontato la prof, però condivido. Cioè, caspita, voi siete nati col telefono in mano, raga. Cioè, voi siete nati con un cellulare in mano. C'è gente ancora più giovane di lei, Astro, che il cellulare ce l'ha proprio da... quasi da dentro la pancia, se vogliamo dire, no? Quindi... Veda lei. Sì, bisogna comunque saperla, secondo me, utilizzare, bisogna studiarla. Io adesso mi sto riferendo anche più che altro all'internet, che è una delle tecnologie un po' più conosciute, no? Negli ultimi 25 anni. E, però può essere un ambiente anche molto pericoloso, cioè può essere molto pericoloso. Io per imparare i numeri mi inginocchio sui chicchi di piselli, dice se. Vabbè, adesso non è che dobbiamo essere proprio così estremi, però caspita, sì, voi ci siete nati con la tecnologia in mano, quindi molto probabilmente ci siete anche rimasti un po' sotto. Poi non è che gli ultimi 3 anni, diciamo, di pandemia abbiano aiutato, no? Nel senso inverso. E quindi è andata così, raga, cioè sta a noi decidere, cioè siamo noi che dobbiamo comandarla la tecnologia, non è che dobbiamo farci comandare noi da lei, capito? Da lei, come se fosse una signora. Comunque sì, ci sono anche le pennacchie,
ioniche, ci sono anche le, quindi perché no, perché no, la signora tecnologia, no, a me piace la tecnologia, mi piace molto, l'ho sfruttata moltissimo, parecchio, 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 e tuttavia sono consapevole del fatto che, ad esempio, un argomento come quello che avrebbe potuto, come dire, interessare la lezione di oggi, possa sfociare proprio in, come dire, parallelismi che la paragonano proprio ad una droga, ma perché in realtà lo è, lo è. Rilascio di dopamina, endorfine, tutte queste robe qua, raga, i videogiochi. Però, come potete vedere, non sono proprio la persona più idonea a parlare male della tecnologia, insomma, la utilizziamo tutti i giorni, quindi ci fa molto piacere, ecco. Sempre stare attenti, però, è sempre stare attenti, bisogna. Bravo questo. Questo è bravo, complimenti. Ah, ma anch'io mi difendo così. Questo è bravo, ma vai a fanculo BMX. Spero non sia Tom. Non credo sia Tom BMX questo qua. Play again. Beh, invece, che cosa ne pensa Astro? Ciò che può essere, potrà sembrare una domanda abbastanza strana. Ma che cosa ne pensa invece lei della tecnologia? Qual è la tecnologia che più la affascina? Qual è invece la tecnologia che più disprezza proprio in assoluto? Sto pensando anch'io quale potrebbe essere una tecnologia che disprezzo. Mi viene in mente, poco. Beh, sicuramente tecnologia militare, purtroppo, non è che mi fa impazzire, voglio dire, anche lì, ahimè, stanno facendo passi importanti, ma sono cose importanti non per noi, passi grandi, capito? E purtroppo viene utilizzata molto anche in ambiente bellico la tecnologia, quindi la tecnologia bellica sicuramente è una cosa, tipo di tecnologia, che disprezzerei parecchio. Tieni la calma, Fabio, ti manca veramente poco. Ci sono fatti bene di tutto. Affambrodova. Affambrodova. Madonna, ne ho... Cioè, dai, non posso tornare a 2,50. Almeno 2,60, caspita. Almeno dire, va, 10 le ho... 10 ce le siamo beccate, se non altro. Mica male, mica male, mica male. Bella domanda, mi è piaciuta, mi è piaciuta, mi è piaciuta. Mi è piaciuta come domanda, attenzione. Da questa domanda si denota che lei, caro Astro, che se ne dica. Diventerà una persona molto, molto dotta. Molto dotta. Dio, ma è impossibile ciò. Per miracolo proprio. Sei, ciao. Ma dai, ma dai, ma dai. Meno uno, Fabio. Devo continuare per forza. Grazie, grazie mille. Le piace questo sound. Tra l'altro abbiamo inserito il signor
sound di che ci ha riscattato Trust. Molto carino, molto in stile da Trust, infatti mi ha fatto molto sorridere. E infatti l'ho caricato subito. Quelli che mi ha i sound là che ha riscattato lei, caro Astro, mi deve mandare il link. Mi deve mandare il link perché non li ho trovati proprio. Non li ho trovati. A parte il 7373, vabbè. Le restituirò 1000 punti. 500, non so neanche io quanti siano. Ma te scampa. Paga mie multe. Paghi le multe. Paga mie multe. Paghi le multe. Come ho fatto a non beccarlo? Possibile di occhio? Cioè, chi è questo qua? Speed Uber Leak? Speed. Vuole farmi uno shoot anche? Uno scoop vuole farmi questo qua? Dai, dai, caro. Assemma il pompiere. Assemma il pompiere. Assemma. Che becco Sam, vada. Va là, fanbrodo, va. Ma mezzo, ma se lei continua a mettere gioca ancora, io non posso entrare, per l'amor di Dio. Che scappa da me? Certo che scappo da lei. Ovvio che scappo da lei. Ma ci mancherebbe. No, no, dai, adesso l'aspetta. Adesso creiamo un bel party. Ci creiamo un nuovo party. E da qua. Come loading. Ah, perché parte in automatico? Facciamo così, guarda, create. Credo che lei potrà vedere il codice, comunque il codice è 2692. 26920. Dopo, ma penso che manco le servirà per entrare, quindi eccoci qua. Dato che abbiamo già i contatti all'interno di questo splendido giochino che ormai ci sta facendo diventare deficienti. Però ci sta. Ci piace molto. T'ho beccato. Sì, comunque io premo e cioè io premo e non spara, Dio caro. Non so se sia il lag. Sì, a questo punto, perché se premo e non spara, allora para 1223. Dio caro. Astro God Mod. Complimenti, bella partita. Congratulation, caro Astro, molto bravo. Molto bravo. Complimenti. Un giorno smetterò di farvi vincere comunque. Ma Eson vuole che gli consigli un robo per avere più mira. Dipende. Perché se si tratta di un trucchetto, insomma. Mi dica. Sono tutto orecchie. Anzi, tutto occhi. Che orecchie. Forse io ve lo scarico, forse. Ma dovrà essere tutta una roba così. Non so. C'è roba che da inganno non ci piace tanto, eh. C'è roba per ingannare. Di cosa si tratta intanto? Di cosa si tratta? Ma io spero che non sto perdendo coppe qua, eh. No, non stiamo perdendo coppe. Per fortuna. No, non voglio io robe... Pac vari.
è un mirino personalizzato che ti fa concentrare sulla mira. Ah, vabbè, però è troppo facile così. Cosa vuoi che ci concentriamo qua? Cosa vuole che ci concentriamo? Che facciamo 300.000 ping? Non è in botta, tranquillo? No, no, immagino. Cosa vuole che ci concentriamo, porco Giuda? Adesso ti faccio io il giochetto qua, però. Ci riesco, vediamo. Niente. La volevo rinchiudere all'interno di una struttura piramidale, ma figuriamoci. Difficile. Andiamo su CityZone, va. Allora facciamo 1-1-1 e facciamo tutte. Zone, farm, box, mini box, big box, zone, play. Se vuole aimbot gli dico se vuole così vince sempre. No grazie. È come lei. Poi alla fine, cioè se adesso non è che voglio dimangiarmi tutte le parole che abbiamo detto in un anno, però se è, come dire, concesso dai giocatori, cioè nel gioco, se è previsto l'utilizzo, in realtà vuol dire che, cioè, vuol dire che si può usare o no? Non ce n'è qua, non ce n'è proprio per nessuno. Facciamo la rotazione. No, facciamo tipo 5 qua, 5 di là, 5 di là ancora. Chi è che è entrato? 420? Welcome. I don't know who are you, but welcome to this channel. Prendo la spin gratis, ma non c'è, anzi adesso sì ce l'ho, prima non c'era. Welcome 120, 420. Hai 150, belle queste, buone 150. Mi ha mandato un token, ma va a cagare. Che roba. Evviva la pregna! Eccolo qua. Questo è l'alert che ha riscattato ieri sera il signor Trust. Tanta roba. Ci evviva piace. La pregna! Mi memamo. Che simpatico il signor Astro. Ora proviamo a cambiare strategia. Evviva la pregna! Dov'è che lo sento? Lo sento muoversi. Guarda dove sta.
quando sta. Quando sta. Via. Mamma mia che macello, raga. Beh, fa un brodo a NBA. It's ok. Like I'm everybody. And fuck you. Diventare matto qua. Pensi anche su Twitch. Penso. Siamo in live su Twitch. Siamo in live su Twitch. Sì. E viva la Fregna! Molto bene, molto bene, molto bene. Ci piace. Molto bene. I love. Ci piace. NBA, it's ok. Astro God Mod. Mamma mia, come ha scritto squalo Astro in chat. Robe da non credere. Contrabbandieri, squalo 73, facimba. Ah, perché non li ho importati i sound sullo Zoom. Ma che birbante che sono. Scusa, chiedo scusa. Che birbantello. Mi ero bloccato, manco fosse stato Universal, il Germano Mosconi. Perché da quella parte lì, vero. Ah, hai capito. Hai capito il signor Twitch qua? Ancora. Lei è il correttore. Aspetta che io faccio. Dio santo! Ma dai! Astro, stavo venendo dietro! Dio santo, sì, l'ho beccato Astro! Madonna, che Windowsy! Poliziotto, guarda. Io sto legando, porco. Vabbè, immaginavo. GG. Almeno un GG, caspita. Almeno uno. Per me, caspita. GG. Sono arrivato da dietro. perché adesso non mi fottete più. Capito io voi. La visuale si gira ogni 2x3 e dice una vera disgrazia. FBI.
capito via adesso, sì. Attenzione, 200 così proprio, a sfioro, attenzione. Per fortuna che sta laggando, per fortuna che Astro sta laggando. Per fortuna. Molto bravo. Veramente molto bravo. NBA, it's okay. I don't know who is. With him, but I'm sure he's a cute guy. A really good guy. Yeah. Super Sonic, Mario Bros, Alex Kidd. It's a vampire. Dio caro. Dai, che la madonna, Dio. Ma dai. Gli occhiali da cucurucucu che c'hai, vale. Via da qua. Che mira, Dio. Come ho fatto a cadere, sinceramente, però siamo caduti. We fall in a trap. What can I say? Siamo veramente caduti nel trappolone. Il trappolone, signori, altro che. Peccato. La vera disgrazia. Come, che cos'è la Mesopotamia? In che senso, che cos'è? È la terra. La terra che stiamo conquistando. Come, chi la sta conquistando? Tutti si uniti.
membri, nonché membri della Mason Gang, signori, l'unica gang contro la violenza, il bullismo, il razzismo. Ma che, come, che cos'è? Ancora non avete capito che cos'è, ancora non avete appreso cosa stiamo facendo. Questi canali, signori, stiamo diffondendo pace. Che caro, è possibile, cioè, neanche se mi nascondo proprio, non ce n'è. Non so se ha ragione, non so chi mi ha detto l'altro giorno che prima di iniziare a fare 1v1 LOL dovrei fare almeno 20 minuti di aim trainer, così da potermi riscaldare le dita. Guarda, il tipo dell'FBI dove si era messo. Attenzione. Troppo veloci, cioè, siete troppo veloci. Non è possibile, cioè. Se la tecnologia qua gli fa questi effetti qua, Astro, non saprei che dire. Ma lei non mi ha detto, lei non mi ha risposto, non mi ha detto che cosa ne pensa lei della tecnologia. Quali sono le tecnologie migliori e quali sono le tecnologie peggiori che conosce? Io sto ancora aspettando una risposta, in realtà, perché è un tema molto interessante. Insomma, non mi dispiacerebbe avere anche il suo punto di vista. Che cos'è il mondo? Intanto non si risponde a una domanda con un'altra domanda. Prima roba, cioè proprio maleducazione. Beh, io non lo so, dice, ma manco io. È un agglomerato di persone, cose, animali, piante, no? È un agglomerato di energia, molto probabilmente è un agglomerato di acqua, terra, fuoco, vento. Chi è Dio? Non lo so. Penso sia un'entità superiore che sta al di sopra di qualsiasi cosa, sostanzialmente. Penso. Adesso vi posso raccontare qualcosa e come no? Io sono qua apposta anche per ascoltare voi. Anzi, con molto piacere. Guarda questo, ciò. Una roba assurda. Una roba veramente assurda. Ma è sempre, vabbè. Ci racconti, caro Astro, ci racconti. Non vediamo l'ora di sentire la sua storia. In Astro We Trust, attenzione. Loading, 2 di 2, ce la possiamo fare. Si è un po' ripreso il giochetto, Giochino, grazie a Dio. Dai. Ti posso raccontare qualcosa? Gli posso. Certo. Thank you.
No, caspita. No. Lo conosce Mark Zuckerberg? Praticamente ha creato degli androidi che poi ad un'intervista hanno parlato una lingua sconosciuta dell'umano e quindi hanno dovuto fermare il progetto. Allora sì, beh, ovviamente non lo conosco personalmente Mark Zuckerberg, però ho avuto modo di approfondire la sua persona, la sua vita molto molto in profondità, perché mi piace anche tipo leggere biografie, autobiografie di vari personaggi, no? E quindi sì, so che ha creato, sì, mi ricordo, hanno iniziato a parlare tra di loro in realtà e quindi hanno dovuto fermare, però non so, sinceramente Astro, non so se crederci a sta roba qua, perché avrebbe potuto comunque, cioè sarebbe potuto essere tranquillamente una genialata in quanto mossa di marketing molto molto estrema e molto molto spinta, e quindi io non so se crederci a sta roba qua. Sì, ho seguito il caso, però cioè, io sono proprio come lui, vede, come il nostro amico San Tommaso, vede, se non ci metto il naso, se non ci metto il naso, caspita, non lo so, non lo so. Lei ha seguito bene la vicenda, si è fatto una propria idea oppure si è limitato comunque all'ascolto, cioè ha letto anche più versioni, ha guardato più versioni, ha letto più, diciamo, testate oppure roba. Voi i giornali non li leggete sicuro, però magari vi guardate qualche video su YouTube, roba del genere. E anche su YouTube, non so, proprio molto probabilmente si trovano anche pareri discordanti tra loro. Tuttavia è molto molto inquietante, cioè se fosse vero sarebbe super inquietante in realtà, eh. Ho seguito. Dove sta il Cristo di... Caduta, però noi in futuro diventeremo schiavi della tecnologia, cioè gli androidi, la versione più intelligente di noi. Io sinceramente spero di poter far parte al progetto proprio di androidizzazione, non penso neanche che si dica così, però se mi potessero tipo piantare un chip sul cervello per farmi diventare più, che ne so, più forte, più longevo, più intelligente, soprattutto più intelligente, sicuramente non rifiuterei. Quindi più che schiavo torniamo sempre al solito discorso, dipende come verrà sfruttata e come sfrutteremo noi questa tecnologia qua, perché se già partiamo dal presupposto che diventeremo schiavi di qualcosa, sicuramente lo diventeremo. Lo sai che puoi diventare un androide? Beh sì, no, non ancora. Comunque c'è, ci sono queste possibilità. Speriamo, io lo spero sinceramente, guarda. Speriamo bene, Astro.
Speriamo. Bene. Che botta. Quando mi ritrovo in spazi ristretti così, mi perdo sempre, ciò. Dice mica soffre di claustrofobia, no? Fobia. Assolutamente no. Posso che questi qua tagliano, eh? Vai a Fambrodo, va. Ah. Lei non mi ha ancora detto che cosa ne pensa. Se va a vedere sul canale YouTube Ale Dalla Giusta, c'è un video in cui parla con una persona che si è impiantato una roba. Ho visto, sì. Ho visto. Ma è ancora tutto in fase di sperimentazione, quindi... Ma lei anche, pure Ale Dalla Giusta segue, ma quel ragazzo lì, quanto bravo sia. Cioè io non ci vado a vedere neanche un video di quel ragazzo lì, non so perché, non so. Per quanto, ripeto, bravo, bravo sia. L'ho conosciuto solo perché in realtà aveva fatto qualche collaborazione con Gaia Clerici. Hanno fatto vari viaggi assieme, ma non mi è mai piaciuto sinceramente. Ale Dalla Giusta, che tipo forte, è bravo, molto bravo Ale, però non lo seguo. Furbo astro, molto furbo. Già io adesso qua. Lo sapevo che sta facendo tutto il giro. Mannaggia, hai capito astro? Mi sta a girare intorno, mi sta a girare. Ci gira attorno. Non funziona più quella roba lì. Ma quante partite sto perdendo? Troppe. Stiamo perdendo troppe stasera. Ai. È dura. Mamma, sei dura. Astro God Mod. God Mod, sì. A parte che qua... Vabbè. Basta anche se scrivete tipo la Angel Mod, va bene lo stesso, eh. Va bene lo stesso, però. Sicuro. Mamma mia, vedo che sto iniziando, seppur stanco, ad utilizzare il cervello anch'io, caro astro. Mi ha preso un po' alla sprovvista, non mi aspettavo di trovarla proprio lì,
Tuttavia ci è piaciuta questa, ci è piaciuta molto, eh. GG. Questa è una bella clip, questa è una bella clip. Sono spaventato anch'io in realtà, perché non pensavo proprio di trovarti lì, di trovarla lì. Pensavo, non lo so, pensavo si stesse nascondendo da qualche altra parte, però adesso ho detto adesso faccio il giro. Allora lei mi sta sniperando in questo modo. Troppo facile. Troppo facile. Il nastro ci snipera. Attenzione. Cioè, da dov'è che mi sta sparando adesso? Il problema è che lui ha visto me, io non ho visto lui. Questo è il problema. Perché non mi abbasso più? Non riesco più a abbassarmi, oh. Aspetta un attimo. Aspetta un secondo che vado un attimo nelle impostazioni. Io avevo shift impostato per abbassarmi, forse ho messo le mani, ho cambiato qualcosa. Fammi guardare. Aspetta. G? Ma perché G? Ah, hai capito. Mettiamoci 15 qua. Oh, finalmente vedo la sua persona. Finalmente. Famo Box, dice Astro. È Famo Box. Sono i tortellini che mi stanno, come dire, venendo su. Dice lagga meno Box? Dice che lagga un po' di meno? Può essere? Forse lagga un po' meno. Solo 20. Sì, abbiamo fatto pallonetto ad Astro. Ecco qua, adesso so che sono fregato. Lo so già, Dio. Mamma mia. Morning, countless hours spinning by your side.
pareggio. Sembra che lagga un po' di meno, è tutta impressione. Box. Tutta impressione mia? Può essere. Io sto giocando con calma, dice. Bene. Meglio così. No, dico, lagga un po' di meno o no sto box? O è solo impressione? Sta solo impressione. Ma lei gioca da computer? Sì. Gioca sicuramente da computer il signor Astro. Io e C. Saluti. Saluta lei. Insomma, dai, niente male direi, eh? Sì, vabbè, lei lo so che sta giocando tranquillamente, però abbiamo un po' di materiale per le clip, se non altro, perché sennò qua dice Astro, senza di me non le fai le visualizzazioni. Vuole che gioco normale? Veda lei come preferisce. L'importante è che non mi fa vincere, perché se mi fa, cioè sono io in realtà che faccio vincere voi, non il contrario, quindi se lei fa vincere me, allora cade tutto il palco in realtà, capito come? L'importante è che non mi faccia vincere, poi per il resto siamo capiti. Gente che avrebbe spaccato il PC per un laggone del genere. Se gioco normalmente non ti lascio vincere. Molto bene, molto bene. Così ci piace.